Ciao ragazzi, come state? Bentornati sul mio canale. Veramente oggi mi è capitata una lattina che non pensavo mai di trovare. La desideravo perché mi è capitato di intravederla o vociferarla da qualcuno presente magari in qualche distributore, ma ora ecco che finalmente tra le mie mani, dopo una lunga ricerca, eccola qui ragazzi, la X-Ray Sugar Free, bianca ragazzi, bianca, davvero bellissima, è davvero unica, mi piace anche di più di quella classica che praticamente è nera e che ho già recensito diverse volte sul canale. Che dire, oggi finalmente andiamo a provare la versione Sugar Free. Non vedevo proprio l'ora. Mi raccomando, ragazzi, se siete interessati ai miei video, non esitate ora a lasciare un like, a commentare e ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Questi contenuti sono unici. Ed eccola, ragazzi, in tutta la sua bellezza, questa lattina di X-Ray Sugar Free. Che dire, mi piace un sacco. Dimostra molto carattere nel suo design minimale ma comunque impattante, ragazzi. Devo essere sincero, una delle mie preferite in assoluto a livello proprio di design, cioè ispira veramente tanta tanta forza. È bianca, questo fondo così acceso, così neutro, appunto bianco, è stupendo. Che poi il logo, questo logo rosso metallizzato, olografico, assurdo, mi piace un sacco. È stato ridimensionato proprio perché è stata aggiunta la dicitura Sugar Free in alto, quindi lo hanno rimpicciolito. E poi in basso troviamo Ray Energy Drink, ovviamente anche qui tutto quanto olografico. Taste of Power, che dire, sì, veramente potente, già nel suo design si preclude assurda. Sul retro abbiamo quella che è la descrizione generale di tutti gli ingredienti, quindi abbiamo questa trafila più la tabella dei valori nutrizionali. La lattina è da mezzo litro, 50 centilitri, che dire. Qui abbiamo riproposto il logo, il produttore è Campak. Ragazzi, mi piace troppo, è veramente bella, minimale, ma veramente, veramente bella, non si discute. Penso sia giunto il momento di aprirla perché davvero bellissima. Il colore, devo essere sincero, è molto più chiaro rispetto alla standard. Ok, abbastanza ambrato, guaranatico, quel giallo, però non è molto molto intenso, ok? È un giallo molto tenue. Mi piace veramente tanto, diciamo che mi incuriosisce, quindi non vedo l'ora di assaggiarla. Che dire ragazzi, proviamo la nostra X-Ray bianca, super curioso di assaggiarla. Allora, da buon recensore che si rispetti, non devo valutare la bevanda solo per il suo sapore. Come ben sapete, quando parliamo di sugar free, soprattutto riferendoci a sottomarche, dobbiamo delineare una cosa. È opportuno che l'energy drink senza zucchero, quindi arricchita con dolcificanti o altro, ma comunque senza zucchero, debba nel sapore eguagliare l'originale, perché deve permettere al consumatore che vuole godersi il gusto della bevanda standard anche senza la presenza di zucchero. È qualcosa di opportuno, di essenziale. Questa X-Ray bianca sugar free mi piace leggermente di più rispetto alla versione original. È un pelo meno intensa, forse un po' più frizzante. Ha comunque quel retrogusto amarognolo, quasi liquirizia, ok? È un gusto che comunque è impattante, è amaro. A molti non piace, so che a molti di voi la X-Ray non piace. E se devo valutarla per la similitudine verso la standard, gli do un 8 e mezzo, ok? Non è un 10 perché si sente, si percepisce, il mio palato si accorge che non è una fotocopia della versione standard. C'è qualcosa di diverso e adesso lo andiamo a tastare. Allora, guaranatica, ok?
non troppo, prevale forse il sapore un po' amarognolo. Quindi è diversa, è un po' più tenue sotto un certo aspetto. Diciamo che questi giochi di intensità rendono la bevanda un pelo più diversa, perché andando ad accentuare delle note noi sentiamo una similitudine, ma in realtà si va a perdere dell'altro, quindi il sapore si contrasta. Non a caso quando parliamo di bevande energetiche cerchiamo di focalizzarci su un equilibrio dei sapori affinché tutto si senta allo stesso modo, e se vogliamo dare, diciamo, un accenno in più a qualcos'altro, un ingrediente piuttosto che un altro, penso che vada comunque fatto con criterio, cosa che questa bevanda nel concreto è. Però bisogna vedere veramente come di fatto è strutturata, ok? Diciamo che andando a togliere lo zucchero andiamo a rimuovere anche un componente che di fatto può dare o meno qualcosa in più alla bevanda, e andandolo a rimpiazzare magari con un dolcificante, diciamo che bisogna lavorare un po' su bene alla stessa struttura della bevanda. Per chi non lo sa, la X-Ray è una bevanda standard, un pelo amarognola, e di conseguenza è questa la sua caratteristica, il suo connotato principale, avere questo retrogusto amaro quasi di liquirizia, ma che sinceramente a me non dispiace. Certo, non la prediligo chissà quanto, preferisco bevande più dolci, questa la trovo comunque abbastanza, non dico aspra, ok, ma ha un contrasto tra il sapore dolce del guaranà e la nota, ripeto, un po' amarognola. Diciamo che questa qui mi piace un filino di più. Diciamo che anche se il contrasto iniziale traspare molto, quello che è il sapore un pelo pungente, si va poi a definire verso la fine. Quindi se devo valutarla, ripeto, in proporzione alla standard 8,5. Se devo valutarla in sé per sé, anche un 9 ci sta. Questa bevanda ha superato i test a pieni voti. Ditemi se anche voi l'avete provata, avete avuto modo di assaggiarla. Sinceramente mi piace, penso che terrò questa lattina perché è molto molto bella e devo essere sincero, ha il suo fascino. Detto questo, mi raccomando, non esitate ora a commentare, a lasciare un like e soprattutto ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto, per non perdervi recensioni uniche. Io concludo qui e noi ci becchiamo un prossimo video da Tuccio TV. Ciao!